Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Siamo pronti, immagino, appunto per partire. Ciao. Valentina. Attendo un feedback, ma dovremmo esserci, immagino, perché leggo live, quindi credo siamo già partiti sostanzialmente. Valentina, mi confermi? Possiamo andare? Sì. Buongiorno a tutti, siamo qui appunto per l'evento di Lost in Education. Scusate, purtroppo a livello della diretta si è bloccato un attimino il sistema, ma riprenderemo a breve. Allora, per un attimo magari sostituisco io la moderatrice che ha qualche problema. Vorrei che appunto dalla regia attivassero magari il microfono di Orsola Apice per appunto i saluti da parte rispetto al Comitato UNICEF di Cagliari. Provinciale. Buongiorno, mi sentite? Sì? Si sente? Certo, Buongiorno a sì, tutti. sentiamo. Io sono Orsola Apice, sono la presidente del Comitato UNICEF di Cagliari e ho l'onore praticamente di ospitare, ecco, questo progetto che è partito lo scorso anno e sta continuando appunto anche quest'anno. Coinvolge sia appunto i ragazzi della scuola Sublano, ma soprattutto ha coinvolto anche i nostri volontari, cioè i volontari del Comitato UNICEF di Cagliari. I ragazzi sono molto felici di partecipare appunto a questo progetto molto importante, soprattutto non solo per la provincia di Cagliari, ma anche appunto per il nostro comitato. Io ringrazio tutti, diciamo, gli attori coinvolti in questo progetto. Ringrazio la scuola Sublano, appunto, che ci ha concesso appunto di poter fare appunto questo progetto, di portarlo avanti. Ringrazio la Garante, ringrazio la Valentina Sias, appunto, che è diciamo la portavoce, ecco, di questo, è la coordinatrice, ecco, di questo Di questo progetto. progetto. Grazie. Grazie Orsola. Vorrei dare la parola al preside De Paul, dirigente della scuola Suplanu. Chiedo chiaramente di attivare il microfono. Ok. Buongiorno Francesco. Chiedo alla regia di attivare il microfono dell'account appunto Scuola Suplano per poter far parlare il dirigente Francesco De Pau. Ok, ora mi sentite? Sì, allora di nuovo buongiorno a tutti. Mi unisco ovviamente ai saluti di tutti gli illustri convenuti, saluti anche ai ragazzi. Devo dire che sono molto felice di essere qui, anche solo per il fatto di esserci. 8 o 9 mesi fa probabilmente ci saremmo aspettati una situazione differente in questo periodo dell'anno scolastico. È anche vero che un anno fa ce la saremmo aspettata ancora più diversa. Ci siamo, non ci siamo fermati e
E devo dire che tutto il lavoro che abbiamo fatto quest'estate, che è stata un'estate, che è stato un lavoro intenso, un'estate appunto trascorsa a rendere la scuola un posto sicuro, non è stato vano. Possiamo dire tranquillamente che in questo momento la scuola è uno dei posti più sicuri in cui stare, e sono felice per, anche per un altro aspetto, perché la nostra scuola, così come tutte le scuole, non si è fermata, non si è fermata, non si è rinchiusa solamente al puri aspetti didattici disciplinari, ma ha deciso di continuare, sempre seguendo ovviamente quelle che sono le norme stringenti di sicurezza che qui applichiamo tutti e che anche gli alunni applicano ovviamente in maniera molto molto precisa, di continuare a tenere la scuola aperta per quanto possibile anche a tutte le attività che facevamo con l'esterno, in modo da portare un po' di sollievo anche a tutta quel a tutte quelle persone che comunque nel mondo della scuola ruotano intorno al mondo della scuola e fanno sì che sia un ambiente educativo più ricco di quello che sarebbe se fosse semplicemente confinato alle pure attività didattiche. Quindi sono felice che siamo qui e sono anche certo che fra qualche anno, quando rivedremo queste immagini, ci ripenseremo, ci sarà sembrato solamente un brutto incubo e potremo raccontare magari con leggerezza quella che è una situazione che sicuramente ci sta limitando abbastanza. Ma siamo qui, sono felice che ci siate e che possiamo dare vita a questa giornata. Grazie a tutti. Grazie a te, Francesco. Allora, passerei adesso la parola appunto al presidente di Arci Ragazzi Nazionale, Quillo Cantelli. Grazie Valentina. Io prima di tutto ringrazio tutti quanti, sia le persone convenute, sia le ragazze che hanno accettato questa sfida di partecipare al progetto, ovviamente grazie alla scuola che li ha coinvolti, per cui ringrazio ovviamente il dirigente che ha parlato prima di me. Questo progetto nasce 4 anni fa e da un'idea di UNICEF in collaborazione con Arci Ragazzi Nazionale, ed è un progetto che ha come core business, mi viene voglia di dire, la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alle loro comunità. Noi adulti possiamo semplicemente, noi associazioni, possiamo semplicemente creare i contesti nei quali i ragazzi possono partecipare, ma gli attori principali dell'intero progetto devono essere per forza di cose i ragazzi e le ragazze, e questo per costruire la loro comunità. Quando si parla di comunità educante, il progetto ha il fulcro sulla costruzione della comunità educante, e poi oggi vedremo come avete iniziato a conoscere la vostra comunità attraverso le mappe di comunità. Nel momento che si prova a costruire una comunità educante, nel momento che si prova a fare questo tipo di passaggio, la prima cosa fondamentale è quella di conoscerla. Quindi essere consapevoli di quello che è la comunità in cui si vive, quali sono i luoghi, quali sono i tempi, quali sono le persone che costruiscono, che costituiscono questa comunità. Il progetto poi mira a, come diceva il professore, ci guarderemo indietro e vedremo questo periodo che abbiamo attraversato come un qualcosa di lontano che ci ha dato forza, ci ha reso uniti, ci ha permesso di nonostante tutto, di stare insieme e di costruire momenti di unità. Dicevo, quando ci guarderemo indietro, noi dovremo anche vedere che il percorso che abbiamo fatto grazie a questo progetto e alle persone che sono intervenute a questo progetto, e questo lo dico principalmente ai ragazzi e ai ragazzi che sono attori di questo progetto, quando ci guarderemo indietro dovremo anche pensare e essere consapevoli che abbiamo fatto qualcosa di estremamente importante, non solo per noi stessi, per noi ragazzi, per noi ragazze, ma soprattutto per il territorio nel quale viviamo. Quindi io nel salutarvi mi taccio, spero di poter seguire tutto il vostro intervento in maniera tale da capire come avete lavorato, ma soprattutto da curiosare e da conoscere la vostra comunità che è tanto lontana dal luogo dove io principalmente abito. Grazie, un saluto e rimango in ascolto.
Grazie mille. Passiamo un attimino la parola anche a Virginia Merlo, appunto del progetto Lost in Education, che è anche in rappresentanza di UNICEF Italia. Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È veramente un'emozione riuscire a rivedersi dopo più di un anno e mezzo con la vostra comunità scolastica, perché noi ci siamo incontrati in presenza, ormai dobbiamo anche affermare queste differenze, più di un anno e mezzo fa, e quando proprio abbiamo avviato il progetto Lost in Education nella vostra scuola. Ed è stato veramente molto emozionante vedere in tutto questo anno e mezzo il percorso, la forza e anche la militanza effettivamente che c'è stata da parte dei docenti, dei ragazzi, dei community manager, di tutta la comunità di Selargius per poter portare avanti il progetto Lost in Education. Il progetto Lost in Education è stato appunto finanziato nell'ambito del Fondo Povertà Educativa Minorile e dall'impresa sociale con i bambini ed è un progetto che è iniziato nel 2018 e che appunto è iniziato in un contesto completamente differente, pre-Covid, e prevedeva appunto per il primo anno di attività la mappatura di quelle che sono le risorse e gli attori della comunità educante che insiste intorno appunto alla scuola di Selargius. E quando abbiamo scritto il progetto insieme ad Arci Ragazzi, abbiamo fatto un'ipotesi che era appunto che si voleva appunto partire da quello che era lo sguardo dei ragazzi e delle ragazze per poter vedere effettivamente come loro guardavano la loro comunità, come loro interpretavano gli attori con cui avevano a che fare sia nel settore educativi formali, ma anche soprattutto in quelli informali e non formali, e fondamentalmente anche capire effettivamente che cosa loro considerano come educanti, per poter poi restituire alla stessa comunità questo sguardo dei ragazzi e delle ragazze su di loro. Questo forum è in realtà questa occasione, c'è cioè proprio una restituzione dello sguardo dei ragazzi e delle ragazze sulla comunità di Selargius, che ovviamente ha vissuto una situazione di attraversamento di un contesto particolare come è stata appunto l'emergenza sanitaria. E come Lost in Education abbiamo necessariamente adeguato, abbiamo risposto a quelli che erano i nuovi bisogni sorti a marzo scorso con i lockdown, con l'emergenza sanitaria e che tuttora proseguono, modificando anche alcune azioni e aprendo degli spazi sicuri per i ragazzi e per le ragazze. L'incontro di oggi credo che sarà proprio l'occasione anche per me, che sono la coordinatrice nazionale e che nei prossimi webinar, perché questo è il primo webinar di 14, e di fatto avrò anche la possibilità di fare un passaggio dal nord al centro al sud Italia e di conseguenza anche di avere anche tutta una serie di finestre aperte rispetto alle situazioni che effettivamente adesso quotidianamente si stanno vivendo nella scuola italiana e nei territori italiani e che soprattutto stanno vivendo i ragazzi e le ragazze. Dicevo appunto, questa è sicuramente una grande occasione per ascoltare il percorso che fin qui è stato fatto nella scuola di Selargius. L'ultima cosa appunto, e poi concludo, l'obiettivo di questi forum è quello di essere un punto di partenza per poter iniziare a costruire e a riconnettere la scuola, i ragazzi e il territorio intorno a quello che era un progetto di lungo periodo, di largo respiro, che era appunto già previsto nel progetto Lost in Education, che sono appunto i patti educativi territoriali, per cercare appunto di ricostruire un patto, una collaborazione, una coprogettazione, anche una coprogrammazione tra territorio, scuola e soprattutto ragazzi, per poter anche andare oltre la situazione contingente che stiamo vivendo con l'emergenza coronavirus. Noi vogliamo appunto costruire in questo modo dei patti che possano essere trasformativi, generativi, ma che soprattutto possano essere anche di lungo respiro, che abbiano la capacità anche di guardare oltre e di avere anche la forza di autoalimentarsi. Per questo appunto riteniamo che soltanto una comunità
rafforzando, riconoscendo quelle che sono le proprie risorse, quelle che sono le proprie competenze e scambiandosi anche la forza e l'energia e le relazioni che ci sono sul territorio, effettivamente soltanto basandosi su queste radici che poi sono la base del fusto di un grande albero, noi possiamo appunto riuscire a costruire dei patti territoriali che possano essere andare anche e proseguire anche nel futuro. Ovviamente alle spalle noi come UNICEF Italia abbiamo una base forte, solida, che appunto che ci viene data dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è la nostra carta fondativa e che orienta tutto il nostro lavoro. E ovviamente su questo si basa tutto il progetto Lost in Education. E al centro appunto c'è la partecipazione e l'ascolto dei ragazzi e delle ragazze. Quindi anche da parte mia, buon lavoro, ascolterò tutto il webinar e ci sentiamo poi più tardi. Grazie mille. Grazie mille a Virginia che insomma in questo momento ci ha anche aiutato rispetto ad un supporto per appunto problematiche tecniche che stiamo affrontando. Purtroppo la moderatrice appunto Elisabetta Azzeni ha qualche problema, insomma il bello della diretta può capitare. Quindi riprendiamo un attimino con l'inizio relativo ai saluti. Io darei la parola appunto alla garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna, la dottoressa Grazia De Matteis. Prego. Scusate, ho problemi col collegamento, ogni tanto va e viene. Io non posso che essere felice di essere con voi, felice di esserci stata, di aver contribuito insieme a voi a rendere questo progetto efficace come è stato. Non posso che ringraziarvi dell'impegno che avete messo e che spero metterete ancora e che potrà dare i frutti, come vi ho detto, nel suo futuro. Con l'augurio, io sono stata con voi sia a Selargius che a Sassari e ho avuto modo di verificare quanto fosse importante l'apertura, il collegamento, l'ascolto dei ragazzi per poter superare quei gap che abbiamo a livello strutturale, diciamo legati all'età, legati alle condizioni, legati a questo momento per quello che sarà la prosecuzione del progetto, legati al contesto. La Sardegna, come sapete, ha un'alta incidenza di abbandono scolastico e sappiamo che la scuola è il momento importante, il più importante, che consente soprattutto ai ragazzi più fragili e con meno strumenti di potersi inserire e poter camminare e costruire il loro futuro. Ciò che state facendo è positivo perché compensa quella difficoltà che a livello di contesto anche territoriale noi abbiamo, scuole distanti, paesi lontani gli uni dagli altri, difficoltà dei ragazzi di raggiungere i luoghi dove frequentare, il tutto aggravato in questo momento dalla didattica a distanza, e io spero che il progetto possa andare avanti, possa continuare ad ampliare e ampliarsi addirittura e soprattutto per quanto riguarda la nostra Sardegna in ragione dei bisogni che noi abbiamo. Io sono qui pronta e sempre disponibile ad intervenire con voi, ringrazio l'UNICEF di tutto quello che sta facendo, in questo momento sono particolarmente impegnata anche sul fronte purtroppo del Covid, della didattica a distanza, contate su di me per quello che potrò io come ufficio, che sapete essere ben dotato con persone come la dottoressa Piazza, capace di seguirvi e di seguirmi nel migliore dei modi per l'obiettivo comune che ci accomuna, e buon lavoro. Cercherò di seguire quello che posso ed eventualmente, se mi date la parola, intervenire a fine webinar. Grazie. Grazie mille. Grazie per insomma, la presenza e il sostegno costante. Abbiamo un po' modificato appunto la scheda, visto appunto la problematica tecnica, quindi l'intervento chiaramente di Virginia Meo, project manager del progetto Lost in Education, è stato anticipato. Quindi passiamo subito a quella che è un po' l'attività più specifica che poi è stata appunto portata avanti nel territorio di Selargius rispetto appunto ai lavori con i ragazzi e le ragazze della scuola dell'Istituto Comprensivo Suplanu. Quindi vi darò e vi racconterò un po' il percorso che appunto abbiamo fatto insieme, non so, con gli studenti e con le studentesse, chiaramente con il coinvolgimento anche
dei docenti della scuola, della famiglia e del territorio circostante, chiaramente a quanto può essere i lavori con gli studenti e le studentesse. Allora, innanzitutto voglio dire che chiaramente noi abbiamo coinvolto le classi, abbiamo iniziato a lavorare con i ragazzi e con le ragazze dalla prima media, sono in terza, quindi insomma è un lavoro che stiamo portando avanti con loro da un po' di tempo. Abbiamo coinvolto 76 studenti, tra studenti e studentesse chiaramente, che provengono da 9 comuni del territorio di Cagliari e Interland, chiaramente prevalentemente di comuni più vicini, anche a Selardus, essendo appunto la scuola posizionata nel Selardus. Il lavoro che abbiamo fatto, insomma, ci ha visti collaborare con i laboratori che sono iniziati ad aprile del 2019, quindi un percorso lungo che ci ha visto anche affrontare il periodo appunto delle emergenze, quindi nelle difficoltà insieme, proprio per continuare a lavorare anche grazie poi alla tecnologia e quindi nei momenti di didattica a distanza. E devo dire che soprattutto quel momento di didattica a distanza ha fatto emergere quelle che sono le competenze degli studenti e delle studentesse, che molto spesso insomma hanno aiutato anche noi adulti e anche i docenti nella gestione ad esempio anche delle videoconferenze, in quanto insomma sicuramente su l'aspetto tecnologico sono insomma molto più bravi di noi, naturale. Cosa abbiamo fatto? Insomma, una delle prime attività è stata quella di capire innanzitutto dove volevamo arrivare, quindi abbiamo cercato di capire insieme che cosa vuol dire effettivamente comunità educante. Questo ci ha portato a coinvolgere chiaramente anche gli adulti, nel senso che i ragazzi si sono cimentati in interviste, in ricerche, proprio per cercare di capire e dare una definizione a quella che loro è la comunità educante. Tutto questo lavoro ci ha portato a creare la loro mappa, che poi insomma vedremo. Io in questo momento però appunto vorrei dare la parola a Gaia Balloi, che vedete inquadrata appunto in video, portavoce insieme poi ad altri, del racconto di alcuni passaggi che appunto abbiamo affrontato per costruire proprio la loro comunità educante. Quindi io passerei la parola a Gaia. Ciao Vale, grazie. Vai al talento, ok? Allora, durante il percorso che abbiamo affrontato... No, ci sono. Allora, durante il percorso relativo al progetto Lost in Education abbiamo affrontato diversi argomenti. Abbiamo costruito la nostra mappa di comunità educante riflettendo sui nostri diritti, sulla dispersione scolastica e sulla povertà educativa. Nella costruzione della mappa siamo partiti dai nostri luoghi, ad esempio la casa, la scuola, le associazioni che frequentiamo e molte altre. Abbiamo quasi sempre lavorato in piccoli gruppi e analizzato i luoghi della mappa, pensando a competenze e ad abilità che apprendiamo frequentandoli. In seguito all'individuazione di alcuni luoghi abbiamo ragionato insieme sulle differenze rispetto all'apprendimento formale, non formale ed informale. L'apprendimento formale si svolge negli istituti di istruzione e di formazione, alla quale alla fine viene rilasciato un diploma oppure una qualifica. Invece, nell'apprendimento non formale avviene durante le attività quotidiane e consiste nell'imparare facendo, come corsi di istruzione artistica, musicale e sportiva. Infine, l'apprendimento informale è relativo alle esperienze di vita quotidiana legate ad esempio al lavoro, alla famiglia e al tempo libero. Grazie mille, Vale. Grazie mille, Gaia. Grazie a te. Ricordo che appunto Gaia in questo caso è portavoce insomma del lavoro fatto anche con appunto gli altri suoi compagni e compagne di scuola, e quindi la ringrazio perché insomma, immagino anche l'emozione, e devo dire che sei stata bravissima Gaia, complimenti. Grazie. Allora adesso ci sarà una pausa nel video relativo alla scuola Duplano, perché è necessario chiaramente insomma cambiare le cuffie, e ci sarà l'intervento di un altro studente, Riccardo Finizio, che anche lui riporterà
appunto una parte del racconto del percorso che è stato fatto in classe, non solo nella sua classe specifica che è la terza C, ma chiaramente anche gli studenti e le studentesse della terza D e della terza E. Quindi se il posizionamento del microfono è stato fatto, io appunto insomma darei la parola a Riccardo. Quindi potete togliere il microfono perché sei muto, Riccardo, quindi non ti sentiamo. Ciao Vale. Ok. Ciao Riccardo, ok, vai pure. Durante il percorso abbiamo analizzato i nostri luoghi in modo critico, cercando di capire cosa non serve, cosa manca e cosa ci piacerebbe ci fosse. Ci siamo divisi in piccoli gruppi. Ogni gruppo doveva autogestirsi, decidere i ruoli, cioè chi coordina, chi scrive e chi presenta, eccetera, eccetera. Nell'analizzare i luoghi, che non servono sono stati indicati negozi e fast food, perché anche se ci piacciono, pensiamo che ce ne siano troppi. Rispetto a cosa manca, diversi di noi hanno indicato impianti sportivi e spazi per giocare. Per la sezione mi piacerebbe, sono stati indicati parchi puliti, piste ciclabili e campi sportivi, destinati anche ad altri sport e non solo per il calcio. Alcuni gruppi hanno indicato anche l'ospedale, ma si tratta soprattutto di gruppi di studenti che abitano in piccoli paesi. Grazie mille Riccardo, quindi ringraziamo appunto Gaia Balloi e Riccardo Finizio per essere stati portavoce di una parte appunto del racconto di costruzione della mappa, che adesso appunto io vi faccio dividendo il mio schermo. Quindi un attimino per appunto il tempo di condividerlo in modo tale che lo possiate appunto vedere in diretta. Un attimino perché purtroppo evidentemente per questioni di connessione la connessione risulta un po' lenta, ma risolveremo subito. Scusate un attimo perché mi dicono dalla regia che c'è un piccolo problema. Quindi magari giusto per avere il tempo di risolverlo, siccome vedo che appunto già dottoressa appunto Roberta Relli del comune di Selargius, passerei a lei la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Okay. Ringrazio, buongiorno, ringrazio sì. Valentina per il gentile invito. Io sono l'assessore, tra le altre cose, alle attività produttive, alle politiche culturali e anche alla pubblica amministrazione, alla pubblica istruzione del comune di Selargius. Ho avuto modo all'inizio proprio del progetto di avere un incontro appunto con Valentina e con la scuola, con la classe di Sulano che ha realizzato e ha portato avanti questo progetto. Per cui insomma mi fa piacere che nonostante le grandi difficoltà del momento siate riusciti insomma a comunque sia a portare avanti quello che era il vostro obiettivo. Che dire, diciamo che come ho avuto modo anche nella riunione appunto nell'incontro avuto un anno e mezzo fa, il territorio di Selargius offre senz'altro ai ragazzi diverse opportunità, ci sono sia a livello appunto di luoghi della cultura sia anche come attività che si fanno e si vengono organizzate appunto promosse dal mio assessorato al di fuori del,
di quella che è appunto, che sono appunto i luoghi adibiti a fare cultura, alla formazione, insomma, e via dicendo. A Sulano in particolare abbiamo per esempio diversi, abbiamo la biblioteca ragazzi che può essere appunto consultata tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con cui appunto c'è poi anche uno scambio appunto con la scuola di libri, insomma una circolazione di libri abbastanza importante, anche perché Selargius non solo ha tre biblioteche, di cui due di ragazzi e una appunto a Sulano, ma anche un'altra in via Gallus, nel centro diciamo storico del paese, ma fa parte, anzi è capofila della, di Ladiris, che è appunto un insieme di biblioteche che permette la circolazione appunto nei comuni aderenti dei testi e di tutto ciò, di documenti, di tutto ciò che insomma si ha necessità. Abbiamo inoltre un museo che si trova appunto sempre nel centro storico, anche quello aperto al pubblico gratuitamente. In particolar modo la mattina del martedì, per cui in orario scolastico, può essere visitato con suo appuntamento appunto anche dalle scolaresche. Abbiamo un teatro che anche nel quale vengono svolti proprio appunto l'anno scorso, prima dei lockdown, diciamo prima che purtroppo siamo stati costretti a chiudere tutto, che offriva un teatro per i ragazzi, anche quello sia programmi, diciamo, sia rappresentazioni al mattino, sia invece la sera, per poi il sabato o la domenica di determinati giorni si poteva comunque partecipare a rappresentazioni anche a degli eventi dove appunto era coinvolto non soltanto il ragazzo, appunto, ma anche l'intera famiglia, per cui sempre nell'ottica della comunità, appunto, nel fatto che comunque ci devono essere diversi attori che costituiscono e che creano la comunità appunto educante, cioè cercare ovviamente di far partecipare insieme con genitori, nonni, insomma con le famiglie, i ragazzi in un momento di crescita culturale. E, a parte questo, abbiamo dei parchi, sia nel centro storico, diciamo, che anche lì a Sulano, che tra l'altro sono stati anche utilizzati a fine anno scolastico, appunto 2019-2020, proprio per, abbiamo dato la possibilità appunto ai ragazzi che purtroppo hanno dovuto seguire l'ultima gran parte del loro percorso didattico tramite la didattica a distanza, abbiamo dato la possibilità invece di un incontro, di un momento di incontro con gli insegnanti appunto e anche i genitori per la consegna diciamo dei diplomini, no? Sia della scuola elementare che delle medie, in modo tale che ci fosse proprio un momento importante in presenza con, ripeto, quelli che sono gli attori principali della comunità educante. E niente, diciamo che accanto a questo ci sono poi tantissimi eventi che noi realizziamo anche durante l'estate, alcuni anche proprio lì a Sulano, altri invece si svolgono nel centro storico, perché diciamo che il territorio di Selargius è un po' particolare, nel senso che c'è questa sorta di, come dire, che ci separa a livello proprio di territorio, ma non certo appunto di visione, di insieme, di quello che è appunto la nostra comunità. E niente, poi accanto a questo ci sono tutta una serie di azioni che noi mettiamo in campo e che fanno capo all'assessorato
alle politiche sociali e appunto ai giovanili, che lo stesso cercano durante soprattutto il tempo libero di formare, di creare, di approfondire quelle che sono le e venire incontro a quelle che sono le esigenze appunto dei nostri giovani concittadini. Insomma, in breve è questo, poi se avete domande. Perfetto, Roberta, grazie mille, innanzitutto, insomma, per la disponibilità che hai sempre dimostrato veramente dall'inizio del progetto. Infatti, è un piacere. Roberta, ad esempio, si è anche prestata a essere intervistata proprio dagli studenti in fase iniziale, sì, proprio per voler dare una risposta e anche, diciamo, fare una riflessione sulla comunità educante. Infatti volevo un attimino anche fare questa riflessione anche qui con, insomma, con Roberta durante questo evento rispetto a che cosa vuol dire insomma per te, in questo caso chiaramente poi rappresenti l'istituzione, far parte della comunità educante, rispetto anche al fatto che i ragazzi hanno inserito alcuni luoghi gestiti anche dal comune, per esempio le biblioteche, all'interno proprio della loro comunità. Come ho detto, io credo che per comunità educante si intenda proprio, come dire, la rete, l'unione che ci deve essere, ovviamente dove ognuno deve svolgere il proprio ruolo, però deve essere creata e si riesce, diciamo, a supportarla, a nutrirla, con tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni scolastiche ai genitori, appunto ovviamente agli scolari, ma anche ai liberi cittadini, alle associazioni culturali che noi molto spesso coinvolgiamo, per esempio per creare dei laboratori di ceramica, dei laboratori che ricordino, insegnano ai ragazzi quelle che sono le tradizioni che magari dei loro nonni, per cui per esempio il museo insieme con la biblioteca è un luogo molto frequentato dai ragazzi, proprio anche al di fuori dell'orario scolastico, e che permette proprio la partecipazione non solo del cittadino, giovane o insomma più grande che sia, ma proprio anche della famiglia, perché soltanto, a mio avviso, cercando di trovare una linea continua tra appunto tutti questi soggetti e di collaborazione, si riesce poi a formare il giovane cittadino. Non dobbiamo pensare, secondo me, a una comunità educante relegata solo appunto con... come dire, con degli educatori, tra virgolette, dei formatori a sé stanti, a compartimento stagno. Ci deve essere sempre un continuo colloquio, delle critiche costruttive, degli spunti che poi appunto possono nascere da queste critiche, in modo tale che noi amministratori riusciamo a colmare quelle che possono essere le lacune, le mancanze, e nello stesso tempo però offrire anche loro la possibilità di una crescita, tra virgolette, che, ripeto, magari non trovano all'interno della famiglia, perché non è una crescita culturale, ovviamente, all'interno della famiglia o all'interno della scuola, perché le associazioni a cui anche di cui noi ci avvaliamo, ovviamente, possono fornire un supporto e un aiuto in questo senso, cioè offrire qualcosa. Qualcos'altro che magari non trovano all'interno di quelle che sono le altre istituzioni, a partire dalla famiglia, appunto dalla scuola, e dalla chiesa, dalle associazioni sportive, in modo tale che possono avere, diciamo, anche una scelta più ampia di ciò che poi può anche essere, come dire, un loro piacere seguire, perché non a tutti ovviamente può piacere lo sport, ma chi predilige per esempio il teatro, la musica, abbiamo tante associazioni musicali, tra l'altro la scuola civica anche di musica, per cui insomma cercare di fornire un ventaglio di scelte, ovviamente nella possibilità che poi le amministrazioni hanno, perché ben tutti, cioè voi sapete bene come soprattutto in questo periodo, ma da sempre, non sempre le amministrazioni possono neanche realizzare ciò che magari desiderano per anche una mancanza di fondi o perché devono essere, coinvolti o dirottati in altre emergenze
del momento. Perfetto, Roberta. Oh, grazie, e poi appunto volevo dire che purtroppo prima del lockdown noi stavamo attivando alcune attività appunto in esterna rispetto alla scuola, proprio per conoscere ancora meglio i luoghi appunto inseriti dai ragazzi all'interno della comunità educante e gestiti chiaramente dal comune. Chiaramente insomma non abbiamo rinunciato assolutamente. Tipo di esperienza, e quindi sappiamo appunto, siccome so e anche la scuola sa appunto di questa continua disponibilità, volevo dire che appunto nel proseguo del nostro progetto si prevede chiaramente, insomma, rispetto all'emergenza che stiamo vivendo, comunque di trovare il modo appunto di riorganizzare queste, diciamo, passeggiate di comunità, così le avevamo un po' battezzate, e quindi appunto di proseguire l'attività cercando comunque, rispettando chiaramente tutte le norme stabilite, di insomma continuare il nostro lavoro, quindi di collaborazione e condivisione. Sì, sì, sì. Ti ho perso. Ti ringrazio. Mi farà, non so se mi farà assolutamente piacere. Vai. Sei bene Valentina, che siamo assolutamente disponibili, anzi non appena appunto sarà possibile vi accompagnerò insieme con anche l'assessore alle politiche sociali in questa appunto passeggiata, che senz'altro sarà utile a tutti noi, non soltanto ai ragazzi ma anche a noi amministratori. Vi aspettiamo. Perfetto, grazie mille Roberta, ti ringrazio. Ora io, scusate, vi devo lasciare perché ho un altro appuntamento. Se non serve più la mia presenza, chiudo il collegamento. Dimmi tu, Valentina. Perfetto. Grazie mille, Roberta, assolutamente. Grazie a voi. Ancora. Grazie, arrivederci. Buon proseguimento. Grazie, Roberta. Ok, adesso con l'aiuto della regia, perché insomma io ho avuto un problema a condividere, diciamo, il mio schermo, ma la regia in questo mi è molto d'aiuto. Ringraziamo appunto Fausto Napolitano, che è il nostro equite. Quindi questa è la visualizzazione appunto dell'home page del sito, dedicato proprio alle mappe delle comunità educanti delle diverse regioni coinvolte appunto dal progetto Lost in Education. Chiaramente, come ha anticipato prima Virginia Meo, appunto la project manager del progetto a livello nazionale di Lost in Education, il progetto in sé ha coinvolto chiaramente non solo il territorio della Sardegna, ma il territorio di svariate regioni, coinvolgendo nel totale insomma 20 scuole tra i diversi partner, e questo è il risultato appunto di quel lavoro. Nello specifico, per quanto riguarda appunto la mappa di comunità educante dell'Istituto Comprensivo Suplano di Selargius, questa è la sezione proprio specifica dedicata. Come potete vedere, c'è una prima parte appunto che è un po' in sintesi quello che è stato appunto il percorso, che cosa in sintesi si ritroverà all'interno appunto della mappa. Ci sono, insomma, abbiamo riportato anche qualche file immagine che ha ripreso i ragazzi in alcune attività, e la mappa è condivisa, o meglio il lavoro e tutto il progetto Lost in Education è condiviso in una sezione dedicata anche all'interno del sito del... Per quanto riguarda, esatto, questi sono alcuni momenti. Quella era l'immagine relativa al lancio del progetto proprio sul territorio, dove anche lì i ragazzi sono stati protagonisti, in quanto appunto abbiamo presentato la prima parte del lavoro relativo al cante. Trovate un elenco che sono appunto tutti i luoghi contenuti all'interno della mappa di comunità educante. In tutto sono, in quanto lì vediate appunto visualizzato 73, in quanto appunto in questo caso sono identificati i luoghi che hanno una collocazione fisica, gli altri luoghi che comunque appunto sono comunque stati inseriti nella mappa sono quei luoghi che, diciamo, abbiamo definito simbolici, come ad esempio i social, perché nella mappa appunto della comunità educante dei ragazzi anche i social hanno comunque il loro ruolo. Per quanto
quanto riguarda la differenziazione, diciamo così, rispetto alle caratteristiche dei luoghi, all'interno del menu a tendina è possibile appunto fare una ricerca rispetto a quelli che sono i luoghi cosiddetti di diritto, i luoghi cosiddetti di trasformazione. Quindi in alto a destra appunto è possibile fare questo tipo di ricerca un po' più approfondita, quindi chiedere appunto alla regia di cliccare magari su la sezione diritti, quindi punto diritto, ok, di andare a vedere anche qualche luogo che poi abbiamo invitato anche in questo momento, come ad esempio la MEM, Mediateca del Mediterraneo. Quindi come potete vedere appunto con il filtraggio è possibile appunto identificare i luoghi che hanno anche quel tipo di caratteristica. Quindi questa è la scheda interna del luogo indicato dai ragazzi all'interno della comunità educante, dove è possibile vedere una descrizione, il motivo per quale ragazzi hanno inserito la mappa, quindi perché è un punto attore, la spiegazione relativa al tipo di competenze e abilità che all'interno di quel luogo i ragazzi acquisiscono e alcune caratteristiche che possono, diciamo, portarci a identificare anche il luogo come punto di diritti e punto della trasformazione. Rispetto al punto dei diritti e della trasformazione sono state realizzate dagli studenti e dalle studentesse della scuola Zuplan una serie di interviste che hanno dato a noi chiaramente la possibilità di poter poi definire e quindi, diciamo, rielaborare i contenuti per poter appunto poi collocare gli stessi all'interno della sezione dedicata rispetto al luogo. Per quanto riguarda la mappa e quindi l'accesso per visualizzare chiaramente tutti i lavori che sono stati comunque fatti da tutti i diversi territori, potete trovare il link all'interno del sito UNICEF legata proprio al progetto Lost in Education, quindi basterà cercare anche direttamente sul sito col proprio motore di ricerca UNICEF Lost in Education, quindi per parole chiave è possibile arrivare subito alla pagina dedicata o ulteriore, diciamo, luogo appunto dove trovare questo tipo di informazioni può essere anche il blog appunto del sociale con i poi l'ente che ha reso possibile anche l'interrogatore che e quindi anche lì molto semplicemente con parole chiave sul motore di ricerca basterà inserire blog Lost in Education UNICEF e il primo risultato sarà proprio relativo alla pagina dedicata nello specifico al progetto. Quindi io chiedo appunto alla regia di uscire dalla condivisione dello schermo in quanto adesso ci sarà un altro contributo appunto da parte degli studenti. Vorremmo però riprovare appunto a fare il collegamento con insomma Elisabetta Azzeni, la nostra moderatrice, perché mi dicono dalla regia che dovrebbero essere stati risolti alcuni problemi. Quindi Elisabetta, mi senti? Mi sentite? Ok, sì, io ti sento. Naturalmente, ciao Valentina, grazie naturalmente per aver ereditato, diciamo, no? Quello che avrei dovuto fare io, insomma, lo stai facendo benissimo. Se mi sentite, se mi date un feedback, perché io non sento più. Sì, io ti sento, okay. Ti sento bene. Benissimo. Io vi ho seguito nel frattempo sulla diretta, quindi oltre che qua, naturalmente, perché io non vi ho mai perso, vi ho sempre sentito. Voi non mi sentivate, ma io vi sentivo sempre. E sono rimasta appunto alla presentazione della mappa. Quindi se non vado errato, Valentina, dimmi tu, se non sto sbagliando, adesso è il momento di dare la parola appunto a Mattia Scareddu, giusto? Terza C di Sulano. Esatto, terza D. Per quanto riguarda appunto le osservazioni avanzate appunto da parte degli studenti, per quanto riguarda appunto... Ciao Mattias. Ciao, sono Mattias Maria Scareddu, è un piacere essere qua. E adesso vi andrò a spiegare quello che abbiamo fatto qui in classe, nella terza D. Attraverso il lavoro per la costruzione della mappa abbiamo trovato, diciamo, quello che manca, quello che vorremmo e soprattutto quello che, diciamo, non serve. Sono state individuate delle criticità nella comunità educante.
Una di queste, per esempio, è per quanto riguarda gli spazi verdi, quindi in generale parchi o comunque giardini pubblici, i quali, diciamo, la sera non vengono sempre ben trovati puliti, quindi non sono, diciamo, delle aree di gioco sicure e a tarda sera, diciamo, non sono neanche ben frequentati. Abbiamo ritrovato anche dei problemi, diciamo, per noi studenti e studentesse della scuola qui di Suflano, riguardante al fatto dei mezzi di trasporto. In effetti, i mezzi di trasporto normalmente sono, veniamo, diciamo, a scuola in macchina, normalmente con i nostri genitori, e vorremmo che potessimo venire magari con mezzi pubblici più sicuri e più numerosi, così da inquinare anche di meno. E un'altra, diciamo, cosa che chiediamo noi è per quanto riguarda le piste ciclabili, che possano essere maggiori. E quelle che in questo momento abbiamo non sono, diciamo, molto sicure, perché si trovano, diciamo, sul bordo strada, quindi c'è comunque un pericolo di, diciamo, essere investiti, mettiamola così, e che non sono quindi abbastanza larghe e che possono anche dare problemi per chi è disabile. E ci sono pochi parcheggi, di conseguenza anche, diciamo, il traffico di auto è maggiore, e poche aree per stare all'aria aperta, e appunto, come detto in precedenza, quelle che ci sono, diciamo, verso la sera non sono proprio ben frequentate, e quindi alla fine c'è la scelta di rimanere a casa. Speriamo che le nostre osservazioni vengano prese in considerazione e io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare. Grazie a Mattia Segreto e grazie naturalmente per queste osservazioni, che sono quanto più di stretta attualità, soprattutto oggi, no? In periodo di pandemia, soprattutto per quanto riguarda i dubbi che giustamente gli studenti avanzano, no? Se mi posso permettere, appunto, sui mezzi di trasporto e anche sulle piste ciclabili, no? E in un momento in cui si parla davvero di mobilità sostenibile, la necessità ancora oggi più di ieri, insomma, di trovare anche all'interno di questa comunità educante tutti i mezzi che poi i giovani possono avere a disposizione per superare anche questi gap. Grazie a Mattias, naturalmente, lo ricordiamo, della terza T, appunto, dell'Istituto Comprensivo del Suflano. Invece adesso è il momento di entrare proprio nel vivo delle comunità educanti, e lo facciamo subito dando la parola a Stefania Sanna e Maria Luisa Guttuso per entrare dentro l'anima di quella che è la Mediateca, che spero che tutti noi conosciamo. È un luogo un po' magico, insomma, no? Che piace un po' a tutti. Parliamo appunto di quello che è, no, anche la mission di questa comunità educante nel pieno centro della città, tra l'altro. Maria Luisa. Ciao a tutti, buonasera, buongiorno anzi. Sì, noi siamo qua, abbiamo in gran parte sentito, soprattutto ci hanno fatto sorridere molto le cose propositive dei bambini, perché poi in realtà alla fine è sempre quello a cui dobbiamo stare attenti. Il nostro, vicino a me c'è appunto la Stefania Sanna, la dottoressa Sanna, e volevamo semplicemente ringraziarvi per questa cosa, quantomeno ringraziare i ragazzi, perché poi è partito da loro e questa ci fa ancora più piacere. Il nostro è un sistema di bibliotecario del Comune di Cagliari, dove si articola in tanti quartieri della città, dove ci sono svariate biblioteche, e abbiamo anche un bibliobus, che è una biblioteca itinerante molto attiva e molto bella, molto interessante. Ogni biblioteca, ogni sede ha una sua identificazione, chiaramente. Quello che noi facciamo, se mi è concesso dirlo, è quello di accogliere e di rendere viva, rendere casa la nostra biblioteca per ragazzi. Rendere casa significa che fare attenzione alle loro richieste sempre, ogni volta, sempre senza dimenticarci che noi non siamo psicologi, non siamo, però comunque sì, non siamo educatori, però comunque lavorare insieme agli insegnanti, cercare di donare loro e di fare in modo che appunto le nostre sale accolgano i ragazzi con gli insegnanti, significa
farmi sentire a casa. Durante le nostre visite guidate raccontavo questo, è molto carina la situazione che si crea con i bambini, perché i bambini davvero noi dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo, perché per loro siamo molto importanti in quel momento, quando noi raccontiamo che cosa succede dentro un libro, quando noi raccontiamo come vengono collocati i libri, come vengono posizionati a scaffale, quali sono tutti i vari settori, è la cosa più bella quando in realtà vengono la sera con i genitori o il giorno dopo per l'iscrizione e vediamo che loro sono diventati più bravi di noi nel raccontare ai genitori, misurando le parole e parlando proprio con le stesse identiche parole nostre, raccontando ai genitori che cos'è una biblioteca, perché per alcuni genitori non è conosciuta, quindi di conseguenza passare proprio un testimone, cioè il bambino che poi ha fatto suo quello che noi abbiamo raccontato. Noi siamo tanti operatori, lavoriamo molto in armonia e siamo un gruppo molto forte, soprattutto nel settore dei ragazzi. Ognuno va per conto suo, ma proprio perché, come dicevo prima, rispettiamo il territorio, le richieste proprio che ci vengono fatte. Io personalmente lavoro nella biblioteca di Pirri, ma si lavora proprio in simbiosi. La cosa importante è proprio, secondo me, per la mia esperienza, davvero non dimenticarsi di essere stati dei bambini anche noi, dei ragazzi. Che cosa avremmo voluto a quell'età, anche se i tempi sono cambiati. E soprattutto neanche dimenticarsi che noi genitori, i genitori di adesso ancora di più, hanno proprio bisogno di uno spazio. Nella nostra biblioteca, nel nostro quartiere, abbiamo creato un gruppo di genitori volontari. Ognuno porta quello che sa, quello che sa fare meglio, e si rivolge non solamente ai propri figli, ma anche a tutti gli altri bambini. E diventa un piccolo eroe per tutti, quel genitore che racconta e che legge. Basta, fermatemi, perché altrimenti non finisco più. Maria Luisa, ci piace molto questa definizione, naturalmente, che dai di biblioteca e casa, ed è giusto, no? Che poi uno ci senta naturalmente a proprio agio. Ti volevo chiedere, Luisa, anche Stefania, c'è Stefania lì con te? Fa un intervento? Sì, infatti, mi piacerebbe che... Adesso si avvicina, esatto. Stefania. Salve, scusate, ma noi abbiamo problemi con di distanziamento, essendo in ufficio possiamo stare vicini senza la mascherina, ma la ripresa con la mascherina è un po' brutta. Io allora sono Stefania Sanna. Sono un funzionario del Comune di Cagliari, sono in pratica un operatore socioassistenziale, in quanto sono assistente sociale, che dal 1° di luglio ha accettato questa sfida di venire a lavorare all'interno di una biblioteca, portando appunto il suo voler fare anche sotto l'aspetto sociale dentro un servizio che, come abbiamo visto e come avete potuto anche raccontarci voi, sentire i ragazzi, ha un aspetto educativo di una forza valenza sociale, perché appunto qui i ragazzi, oltre a venire e a cercare appunto le loro letture, hanno modo di lavorare, di avere rapporti con operatori specializzati che, attraverso laboratori, visite guidate, incontri con la scuola, eccetera, hanno la possibilità di trasmettere appunto la cultura, il valore al giovane nostro lettore. La MEM è una struttura molto molto grande, che, nel senso che ha dei servizi che, oltre alla biblioteca, in questo momento purtroppo con il dispositivo ministeriale da oggi è chiusa, però offre altri servizi che sono appunto legati alla mediateca, all'archivio storico, alla possibilità di poter utilizzare delle salette per lo studio, per la formazione. Quindi è un luogo proprio di cultura e di socializzazione, di incontro. Abbiamo un aspetto che dedichiamo anche ai bambini dalla fascia dai 0 ai 3 anni, dove appunto vengono fatte appositi laboratori, incontri con i genitori. I colleghi appunto bibliotecari mi dicevano che sono stati fatti nei precedenti periodi
alla chiusura, anche ai incontri con gli ospedali, nei reparti di maternità, con le varie scuole del territorio di Cagliari, con associazionismo di volontariato. Ecco, diciamo che è un luogo che vuole essere e spera di portare avanti questa funzione di comunità educante. Ecco, mi aggancio io alla domanda che magari mi sarebbe stata posta dopo, dove appunto è un luogo dove si vuole fare inclusione, che possa trasportare dei valori educativi e sociali che in cui in questo momento abbiamo molto bisogno, far sentire i ragazzi comunque essere presenti anche in un momento in cui tutto viene visto, viene rivalutato anche con una modalità diversa di rapporti, di rapportarsi. Quindi il nostro lavoro verrà portato avanti anche utilizzando una tecnologia che stiamo utilizzando adesso, quindi l'aspetto dell'online, portare i ragazzi all'interno della struttura, anche se non fisicamente, ma entrare noi in casa loro, in casa delle famiglie. Questo è il nostro scopo. Grazie a Stefania Sanna, hai detto bene, ti avrei detto io insomma questa cosa, che naturalmente questo sistema bibliotecario aperto davvero a tutte le facilità a partire da 0 anni, come tali tante iniziative insomma che abbiamo ricordato fino a qualche mese fa, appunto con l'accesso proprio anche ai bambini piccoli a questi laboratori di lettura, davvero ce n'è per tutti, ma non solo libri naturalmente, non solo questa parte diciamo così anche di approfondimento. Se vogliamo, culturale, ma c'è anche poi invece la parte sportiva. In questa do il buongiorno e il benvenuto a Gianni Tronci della Ferini Calcio, responsabile del settore giovanile, perché ancora di più in questo momento la parte sportiva, che forse adesso ricomincerà a mancare purtroppo, ma è assolutamente importante e fondamentale per tantissimi ragazzi e ragazze, insomma, per quanti si approcciano al mondo dello sport. Gianni Tronci è ma quanto davvero importante, quale luogo di coesione rappresenta una scuola calcio? Beh, prima di tutto buongiorno a tutti. Premetto che ringrazio ovviamente a nome della Polisportiva Ferrini la considerazione dimostrata dai ragazzi nei confronti del nostro sito per quanto riguarda le attività sportive e sociali che vengono svolte, diciamo, nel nostro impianto. Come giustamente faceva riferimento, in questo momento siamo un pochettino in difficoltà per quanto riguarda le attività prettamente sportive, con dei sacrifici e con degli sforzi sia da parte dei dirigenti ma anche da parte degli istruttori. Stiamo proseguendo, anche se riducendo quelli che sono gli aspetti puramente sportivi, quindi svolgendo un'attività praticamente motoria, ma tenendo in particolar modo l'aspetto della socializzazione fra i ragazzi, perché se noi consideriamo che ad esclusione, diciamo, della scuola d'infanzia e della scuola elementare, quasi tutti gli altri studenti sono relegati nella propria abitazione, ci è sembrato giusto aprire, diciamo, questa possibilità di socializzazione, ma anche di attività motoria a tutti i nostri ragazzi. Il nostro impianto praticamente è in una posizione abbastanza centrale fra i diversi comuni, Monserrato, Selargius, Quartu, Quartucciu, quindi accogliamo, diciamo, ragazzi provenienti non soltanto da Cagliari, ma da tutto l'Interland. Abbiamo la fortuna di avere circa 600 tesserati nelle diverse discipline sportive, diciamo, della polisportiva, con oltre 60 tecnici e oltre 40 dirigenti. Come settore giovanile accogliamo, e anche quest'anno, diciamo, sono state confermate le iscrizioni di circa 300 atleti. Ovviamente mi riferisco ad atleti la cui età è tra i 4 e i 16-17 anni, quindi l'età, diciamo, più pericolosa per altri aspetti. Ovviamente
diciamo che la nostra attività è prettamente sportiva, anche se prestiamo particolare attenzione a tutti quegli aspetti che siano in grado di soddisfare sia i momenti di aggregazione, ma anche di socializzazione fra i diversi ospiti. Che altro dire? Noi stiamo svolgendo anche un'attività Gianni, ti interrompo perché... Sì. Mi senti Gianni? Sì, un po' a scatti, ma proprio ti sento. Ti chiederei a un passaggio una cosa che stiamo vivendo tutti questa grande difficoltà per le società sportive, giustamente tu dici, poiché non possiamo chiaramente fare, no? Le famose stelle, qualcuno le ha soprannominate, esatto. I famosi allenamenti, ancora di più è importante quando tu dici manteniamo in piedi l'attività anche solo come attività motoria, perché chiaramente non ci può più essere un contatto. Assolutamente sì. A incontrarsi, vedersi comunque e anche solo fare giusto per stare insieme fra coetanei, fra ragazzi, ma anche i genitori che hanno il piacere di trascorrere qualche oretta presso il nostro impianto. Il nostro impianto è di oltre 3 ettari in Viale Marconi, quindi ci sono gli spazi per dedicare anche ad altre attività che non sono prettamente sportive. Noi periodicamente, fra l'altro, stiamo seguendo un programma di formazione e di informazione su tutti gli aspetti, che non sono esclusivamente sportivi. Mi riferisco al fair play, al rispetto delle regole, a dei programmi di inclusione per ragazzi, le cui origini e culture sono diverse dalle nostre. Ultimamente abbiamo fatto un paio di incontri relativamente alle norme che ci sono da rispettare per quanto riguarda i diversi DPCM, i protocolli a cui comunque anche se in forma limitata però dobbiamo rispettare se vogliamo comunque dare la possibilità ai ragazzi di poter svolgere anche se in forma individuale, quindi come si diceva escludendo la partitina e tutti quei momenti di contatto che purtroppo le regole ci vietano. Però, torno a dire, nel nostro impianto abbiamo il piacere di vedere che nonostante le difficoltà, nonostante i problemi che si hanno, ogni sera ci sono almeno 200-250 ospiti tra ragazzi che si allenano e genitori che si frequentano, e penso che in questo momento sia un aspetto positivo visto tutte le ristrettezze a cui stiamo andando incontro. Grazie davvero a Gianni Tronci, naturalmente un gran bocca al lupo a te, a Scuola Calcio Ferrini, alle tante società sportive e anche lo diciamo in questo momento, e diamo invece il buongiorno a Romina Corona per passare alla musica, perché anche all'interno di un conto come quello di una banda musicale, no, ci si ritrova e si fa coesione come in una scuola calcio e come in una biblioteca, quello che abbiamo citato appunto all'inizio di questi esempi di comunità appunto educante. Allora ci spostiamo da Selargius idealmente a Samassi, proprio per parlare dell'importanza di una scuola di musica, di una banda, anche per capire insieme appunto a Romina Corona, socia appunto di questa banda, quali possono essere anche in questo caso i punti di forza dato la comunità come una banda musicale. Buongiorno Romina. Buongiorno innanzitutto a tutti, grazie dell'invito, vi ringrazio, io sono un'associativa, rappresento l'associazione musicale Lausilesu, ma vi ringrazio da parte del presidente e del direttore che non hanno potuto partecipare stamattina con grande dispiacere, ma purtroppo essendo degli insegnanti sono a scuola e per questo motivo non hanno potuto partecipare. Noi siamo un'associazione musicale, ormai ha compiuto 90 anni, esiste da tanto tempo,
È nata nel lontano 1928, come vi ho detto, il nome lo prende da un grande compositore che è Lao Silesu, un grande compositore sardo. Questa associazione è cresciuta a partire soprattutto dagli anni Ottanta, diciamo, ha avuto dei grandi cambiamenti, avendo comunque una continua e ricca crescita. Sia per vere prime esecuzioni di brani, sia perché partecipando e continuando a partecipare tutt'oggi a concorsi bandistici nazionali e anche internazionali. L'ultimo, diciamo, è stato a Kerkrade. Parliamo di un'associazione che ha un organico che comprende nuove generazioni, e per nuove generazioni intendiamo appunto dalla piccola età, che può essere 9-10 anni, i più piccoli, fino all'età adulta. È un bel gruppo perché i più grandi aiutano i più piccoli, sono veramente tutti molto uniti, e questo aiuta chiaramente l'inclusione e la crescita insieme, no? All'interno abbiamo una scuola di musica, appunto dove vengono preparati i ragazzi che poi fanno parte dell'associazione, e partecipano circa 50 allievi all'anno, che poi alcuni, la maggior parte, diciamo, proseguono al diploma e anche alla laurea musicale. I nostri corsi sono aperti a tutti, quindi noi partiamo dalla propedeutica fino ad arrivare addirittura ai corsi per bambini e ragazzi speciali, quindi sono inclusi proprio tutti, siamo aperti a tutti. Noi sappiamo appunto che l'apprendimento della musica offre forze educative di gran rilievo, quindi sotto molti aspetti, tra l'altro, addirittura dà anche una marcia in più anche per la scuola. Diciamo che questo è proprio il motore della passione e dell'impegno che appunto la Lao Silesu come associazione porta avanti con una promozione continua, sia rappresentando nelle rappresentazioni a scuola, in tutti i tipi di scuole, sia tenendo concerti, che importanti concerti nei più bei teatri, diciamo, d'Italia, anche in Europa. Quindi questa associazione accompagna i nostri ragazzi in un percorso di crescita e di creazione importante, perché la musica è soprattutto creatività, diciamo. Poi in questo momento di Covid capiamo che anche noi siamo un po' fermi, perché è normale, purtroppo con gli strumenti non si può stare vicini, e quindi non so se sono ancora in collegamento, forse io sono uscita. Sì, Romina, ti sentiamo, ti lascio okay. parlare perché... No, perché non sentivo più nessuno, quindi non riuscivo a capire se... Ancora eravamo. Niente, in questo momento purtroppo anche noi abbiamo le varie difficoltà perché abbiamo dovuto chiudere, essendo appunto gli strumenti, sappiamo che devono tenere delle distanze diverse dalle persone, quindi non un metro, eccetera. Allora diciamo, il rischio non si corre. Siamo presenti però in vario modo, come abbiamo visto anche appunto marzo, aprile, in quel periodo là si suona dai balconi, siamo presenti sul web, quindi con Facebook e Instagram, diciamo, ci teniamo a far conoscere la nostra storia e soprattutto a diffondere la musica, ecco, questa è una cosa importante per la crescita dei nostri ragazzi, diciamo così. Non so. Grazie Romina, mi hai appunto preceduto perché ti avrei chiesto questo. In periodo di così, chiamiamolo un fenomeno biologico generalizzato, naturalmente, questo riguarda naturalmente anche voi, e dal punto di vista dei spettacoli, ma anche chiaramente così da quello delle esercitazioni, perché lo dicevi appunto, bisogna rispettare le distanze. Però tu stessa dici, siamo sul web, siamo presenti, ci siamo, quindi anche questo è la riprova di un'altra comunità educante, quindi del fatto che è possibile essere coesi, no? Anche a distanza, anche grazie al web, assolutamente, ma anche perché probabilmente il lavoro che fate con l'associazione riesce a tenere in piedi le relazioni. Esatto, sì. È una cosa molto importante, perché ti ringrazio Romina, grazie. Non vi sento bene, purtroppo la linea è un po' disturbata.
Vi ringrazio comunque per averci io ti invitato. Sento bene, ti saluterei qua se sei d'accordo. E tu produrre a te e a voi a tutto il lavoro che fate naturalmente. E diamo il benvenuto naturalmente a questa diretta da Monica Pitturu, invece presidente della SD Gymnos, ancora per parlare di sport, per parlare naturalmente di attività sportiva. Forse sono io che non mi sento più. No, no, mi senti Elisabetta? Sono Valentina. Vale, eccomi qua. Sì, sì, ti sento forte e chiara. Ok. Perfetto, grazie Elisabetta. No, intervengo perché ho avuto proprio in questo momento una comunicazione per un problema, insomma, da parte della, appunto, di Monica Pitturu, della presidente della Gymnos, nel senso che purtroppo, insomma, non si poteva trattenere ulteriormente in quanto in questo momento lei si stava appunto collegando da scuola e è dovuta chiaramente, insomma, rientrare a scuola rispetto a un'attività che sta seguendo in quanto insomma c'è stato un piccolo ritardo, ecco, in questo senso, quindi non è riuscita a trattenersi ulteriormente. Vi porto chiaramente, insomma, i suoi saluti. Mi dice che rispetto ok, dicevo, porto comunque i saluti appunto della presidente della Gymnos e volevo anche dire che rispetto ai luoghi che hanno parlato in questo momento sono chiaramente luoghi inseriti all'interno della mappa della comunità educante dei ragazzi e delle ragazze e sono anche i luoghi nei quali i ragazzi hanno fatto delle interviste proprio per capire attraverso chiaramente una scheda che è stata elaborata all'interno della cabina di regia del progetto di Lost in Education. Capire appunto se sono luoghi di diritto e soprattutto qual è la visione anche di questi luoghi rispetto a quelle che sono le esigenze dei ragazzi. Quindi c'è stata anche una parte relativa all'intervista dove si è approfondito anche su dove si vuole arrivare, quindi sul come cambiare chiaramente insomma molte sulla parte diciamo luogo della trasformazione sicuramente in questo momento la visione è chiaramente condizionata dalla situazione che stiamo vivendo quindi anche le associazioni e i luoghi di aggregazione vivono un po' come tutti fondamentalmente alla giornata però tutti con la voglia comunque di non volersi fermare e di voler comunque essere d'aiuto non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie, infatti insomma tutte le organizzazioni che hanno parlato cercano di creare comunque sinergie, chi attraverso lo sport, chi attraverso la musica o chi attraverso altre attività, quindi la lettura, di creare comunque relazioni e condivisione con le famiglie, quindi attraverso anche appunto i ragazzi e le ragazze che quei luoghi lì frequentano. Quindi ci tenevo a dirlo anche perché appunto questi luoghi che hanno partecipato a questo momento, cioè non solo sono luoghi che i ragazzi e le ragazze frequentano, ma hanno partecipato anche attivamente ad alcuni momenti del progetto, proprio dando la disponibilità ai ragazzi e alle ragazze rispetto appunto insomma alle interviste, non solo nel momento iniziale, ma anche insomma durante il periodo del lockdown. E quindi insomma volevo ringraziarli tutti. Mi dispiace chiaramente per Monica Pitturu. Che ha avuto appunto diciamo questo piccolo problema, ma comunque insomma ci ha tenuto a rafforzare il suo interesse, la presenza appunto dell'associazione che lei rappresenta rispetto al far parte della comunità educante e riuscire insomma a fare insieme, a superare soprattutto anche la problematica e le difficoltà di questo periodo. Grazie. Grazie Valentina. Naturalmente appunto grazie a Monica Pitturu, allora noi andiamo avanti, continuiamo appunto per parlare di quello che gli studenti appunto dell'Istituto Comprensivo Sullano chiamano manifesto per il futuro, i famosi buoni propositi, lo chiediamo a Giulia Serafini della terza D. Giulia, vediamo se sei collegata, vediamo appunto lo sfondo, potrebbe esserci un collega. Buongiorno. La scuola è Giulia, parlare appunto di questi vostri intenti, le proposte. Giulia. Allora, buongiorno. Buongiorno. In classe abbiamo parlato del manifesto. Eccoci. Per il futuro.
Non si sente vai niente. Giulia, vai, vai. Okay. In classe abbiamo parlato del manifesto per il futuro. Sappiamo che oltre 2.000 giovani hanno risposto ad un questionario online per creare un'agenda in 10 punti per costruire un futuro migliore. Delle tematiche identificate, noi riteniamo che sia una priorità quella di garantire un contesto sicuro per tutti, soprattutto in famiglia. Servono iniziative di sensibilizzazione, servizi di ascolto e aiuto. Anche noi abbiamo risposto al questionario e abbiamo creato il nostro manifesto. Rispetto alle relazioni sociali, pensiamo che internet sia stato di grande aiuto per rimanere uniti, soprattutto durante il periodo del lockdown. Però riteniamo che il vedersi di persona non può essere sostituito. Servono quindi più occasioni per stare uniti e confrontarci. I nostri genitori devono avere più tempo per la loro famiglia. Servono più aiuti per far frequentare a tutti la scuola. Devono essere aumentate le borse di studio e i bonus cultura. E ci vogliono più programmi gratuiti online e accesso al wifi gratuito. La scuola deve avere orari flessibili. Noi vogliamo essere coinvolti nella definizione di calendario scolastico. Per il tempo libero è importante che ci siano campus sportivi e artistici gratuiti, parchi e luoghi all'aperto, facilmente raggiungibili in bicicletta, rispettando l'ambiente e non utilizzando la macchina. Dobbiamo inquinare di meno, fare la raccolta differenziata e usare meno plastica e usa e getta e iniziare a acquistare i prodotti a chilometro zero. Quindi dobbiamo tutti cambiare stile di vita, diminuire il consumo di beni necessari per evitare di dover affrontare molte crisi ambientali. Grazie. Grazie a Giulia, naturalmente è molto esaustiva. Vai a bere un bicchiere di acqua, naturalmente. Quello che è emerso, diciamo, dalla raccolta, diciamo, delle risposte degli alunni è sicuramente sono degli spunti molto importanti anche di riflessione per noi adulti, veramente che diamo molte cose per scontate, voi le vedete invece in quanto ragazze, le vedete con occhi diversi e poi li studia. E chi li, no, li scruta e naturalmente li approfondisce per darci anche degli strumenti possibili appunto per interpretare anche i disagi e eventualmente appunto le difficoltà che le più giovani generazioni vivono. Ed è per questo appunto che apriamo una finestra su quello che è il concetto di patto educativo. Non lo possiamo fare noi da soli, ma lo possiamo fare solo attraverso gli specialisti, gli addetti ai lavori, li definiamo così. Diamo quindi il benvenuto a Claudia Secci, ricercatrice di pedagogia generale e sociale e docente di educazione degli adulti all'Università di Cagliari. Chiediamo appunto a Claudia Secci qual è la cosiddetta costruzione dei patti educativi. Valentina, vedo sempre te nel monitor? O meglio, sì, allora vedo me perché vedo mi hanno comunicato appunto che c'è qualche minuto appunto per connettersi, ma stanno appunto arrivando. E io volevo appunto anch'io ringraziare chiaramente gli studenti e gli ultimi, appunto Mattias e Giulia, che si sono connessi, soprattutto insomma hanno riportato un po' alcune parti del lavoro che abbiamo fatto con gli studenti. Quindi nell'attesa un po' anche di appunto di Claudia Secci e di Laura Pinna. Di aspettare. Sì, volevo anche chiedere un attimino a te Elisabetta, che appunto volevo anticipare che comunque non è la prima volta che ti coinvolgiamo rispetto al progetto Lost in Education, ma tu sei stata presente anche quando appunto siamo stati ospiti presso il Consiglio regionale, grazie alla Garante per i diritti dell'infanzia, ad un momento che per i ragazzi insomma è stato anche particolarmente importante, perché hanno avuto la possibilità di entrare in un luogo comunque dell'istituzione dove si prendono determinate decisioni che riguardano anche appunto le loro esigenze, e hanno potuto appunto confrontarsi. In quel caso c'è stata una grande disponibilità da parte del presidente del Consiglio regionale, appunto il dottor Pais, nell'ascoltarli. Quindi ti volevo un po' chiedere, rispetto a appunto noi ci siamo visti durante quell'evento, quindi oggi tu hai potuto anche un po' ascoltare da diciamo esterna rispetto ai lavori che abbiamo fatto con i ragazzi,
un po' magari qual è un po' l'impressione anche che hai avuto rispetto a quello che hai sentito finora, sperando chiaramente insomma che di non perderti nel collegamento. No, sicuramente sono sempre piacevolmente sorpresa per me, insomma, anche sentire sia il progetto, cioè come progetto, come possiamo dire profondità, diciamo, di campo di questo progetto, questi quindi che io uso perché fanno parte un po' del mio lessico, che è quello appunto televisivo e un po' fotografico, no? E appunto allora, usando un po' questa metafora della fotografia, sicuramente quello che vedo, ma non sono stupita perché conosco naturalmente il dirigente della scuola, e lui lo sa, che lui è una persona che io stimo moltissimo. Non avevo dubbi sul lavoro poi ineccepibile che sarebbe stato fatto, ma non sarebbe stato possibile naturalmente grazie a voi, e grazie soprattutto a quelle che sono le risorse proprio umane, cioè i ragazzi. Per questo... Ok, purtroppo abbiamo perso Elisabetta, ma intanto vedo che è appunto arrivata Claudia Secci dell'Università di Cagliari. Vedo che sta arrivando appunto anche Laura Pinna, sempre dell'Università di Cagliari, quindi può essere inserita anche lei nella diretta, in quanto è previsto che appunto l'intervento sia un intervento condiviso appunto tra Claudia e Laura. Quindi io lascerei insomma la parola e lo spazio a voi dedicato rispetto a quello che è un momento più tecnico, ecco, rispetto a quello agli interventi ai quali abbiamo assistito dall'inizio dell'evento, in quanto qui parliamo più di un aspetto appunto, chiaramente insomma non a caso abbiamo invitato l'università proprio per dare anche degli strumenti proprio tecnici su quella che è la costruzione dei patti educativi, quindi cosa vuol dire costruire patti educativi e quali sono anche le modalità più corrette rispetto anche ad esempio al chi coinvolgere, come coinvolgere proprio per la costruzione appunto dei patti educativi. Quindi lascio chiaramente insomma la parola a Claudia e a Laura, prego. Bene, allora inizio a diciamo a proporre questo nostro intervento, questo nostro contributo, e naturalmente essendo appunto, come diceva Valentina, un contributo comune, come spesso ci capita con la collega Laura Pinna, alcune cose che magari sfuggiranno a me sicuramente poi potranno essere recuperate da lei. Io vorrei dire innanzitutto che la costruzione di un patto educativo è qualcosa che nasce dalla capacità che noi abbiamo di ascoltare i suoi attori principali. Sono stata colpita in modo molto positivo, sono stata impressionata in modo molto positivo dalla metodologia che il progetto Lost in Education ha adottato sin dall'inizio, perlomeno da quando io sono venuta a contatto con questo progetto, cioè una metodologia che tende a ad ascoltare e a far elaborare autonomamente gli strumenti appunto di un patto educativo e di una comunità educante ai suoi attori principali. E quindi questa metodologia che ha appunto presentato lo sguardo dei ragazzi su ciò che loro ritengono significativo nella loro comunità ed educativo nella loro comunità, è uno sguardo che è molto apprezzabile ed è un modello di ricerca che secondo me non è valido solo in questa occasione, ma anche in generale nella costruzione di patti educativi, di percorsi educativi e di comunità educanti. Credo che il contesto nel quale ci troviamo e che è stato efficacemente messo in evidenza dagli interventi che hanno preceduto questo,
è un contesto di emergenza, no? Un contesto di emergenza nel quale ci troviamo. Che cosa significa questa emergenza per i nostri ragazzi? È una ricerca che è iniziata, ci sono delle ci sono già dei documenti anche in rete che osservano, tratteggiano la condizione dei ragazzi, dei preadolescenti, degli adolescenti in particolare durante l'emergenza pandemica. Io penso che il Covid sarà l'evento marcatore di una generazione, in particolare della generazione di cui ci stiamo occupando con questo progetto. E di solito è una ritualità che io adotto spesso nel corso di educazione degli adulti che tengo ormai da quasi 20 anni. Chiedo ai ragazzi qual è l'evento marcatore della loro generazione. Spesso mi rispondono delle, come dire, ci sono degli eventi che accomunano le generazioni. E quindi è molto importante capire qual è il loro sguardo su questo evento. Perché questo evento ha un grande impatto sulla comunità educante? Proprio per tutto ciò che è emerso durante la discussione che si è tenuta oggi. La scomparsa temporanea di alcuni luoghi fisici, il loro ricrearsi però attraverso altre modalità. Ho apprezzato moltissimo le parole del dirigente della società sportiva, della responsabile dell'associazione musicale, perché da quegli interventi traspare la capacità di questi luoghi, che sono luoghi educanti, luoghi educativi, così come li hanno riconosciuti i ragazzi, di permanere anche nella lontananza fisica. E quindi questa ricerca ci aiuta non solo per l'individuazione dei luoghi, che è già di per sé interessantissima. Ho visto anche che c'è anche la spiaggia di Sarchitto tra i luoghi che hanno individuato i ragazzi della scuola di Selargius. Mi ha colpito molto perché fa parte anche della mia comunità educante, la spiaggia di Sarchitto. Ma per dire, non solo è interessante l'individuazione dei luoghi, è interessante l'individuazione dei significati che questi luoghi hanno. E quindi il loro significato, non solo il significato educativo, il significato che l'individuazione di questi luoghi ha per noi, per tutti noi. Quando un ragazzo parla della necessità di una pista ciclabile che funzioni, che sia sicura, che sia fruibile, sta parlando della qualità della vita di tutti, e quindi è una comunità che si educa attraverso lo sguardo dei ragazzi, e quindi cogliendo anche uno degli ultimi interventi che una studentessa ha messo in evidenza, la famiglia, la scuola, la famiglia. Penso che siamo, soprattutto noi scuola e noi famiglia, siamo posti di fronte all'esigenza di assumerci un po' di più uno spirito di comunità, proprio in questo momento, uno spirito di comunità educante, proprio in questo momento in cui appunto il distanziamento fisico fa mancare gli spazi, ma virtualmente nella nostra azione educativa quotidiana possiamo un po' recuperarli, restituendo ai ragazzi e alle ragazze il significato profondo che essi hanno, e quindi facendoci anche noi
come dire, istituzioni principali, no, che seguono l'educazione dei ragazzi, un po' più accoglienti anche rispetto a delle esigenze che magari sono meno manifeste, ma comunque molto importanti. Quindi grazie per questa opportunità e per questo progetto. Ok, grazie a te Claudia. Io passerei appunto la parola adesso a Laura Pinna, che appunto è una collega di Claudia, che anche lei insieme a Claudia ha diciamo partecipato già a diverse attività previste dal progetto Lost in Education. Infatti voglio, appunto, ci tengo molto anche questo a ricordarlo, Claudia Sece e Laura Pinna hanno appunto partecipato ad alcuni incontri che sono stati appunto dedicati all'interno del progetto Lost in Education agli insegnanti e ai genitori, e hanno appunto continuato comunque a dare la loro disponibilità rispetto a diverse azioni previste dal progetto, tra cui anche appunto questa che stiamo realizzando oggi. Quindi insomma le ringrazio non solo per oggi, ma per appunto il costante aiuto dall'inizio appunto del progetto Lost in Education. Quindi passo adesso la parola appunto a Laura, prego. Laura, non ti sentiamo. No. Prova. No, Laura, ancora non ti sentiamo. No, purtroppo non sentiamo ancora Laura. Prova. È sempre il bello della diretta questo, eh? magari possiamo innanzitutto proviamo un attimino con la regia per verificare appunto eventuali problematiche e trovare soluzioni. Nel frattempo, appunto, Claudia, se vuoi magari aggiungere qualcosa, cerchiamo un attimino di ristabilire il collegamento con Laura. Sì, no, volevo far riferimento anche a quanto tu dicevi, Valentina, il lavoro con gli, naturalmente il lavoro, diciamo, far emergere lo sguardo dei ragazzi naturalmente significa anche far emergere lo sguardo degli operatori, noi li definiamo in questo modo, no? L'educatore, il pedagogista, l'insegnante in quanto figura centrale che racchiude anche le altre figure, quindi dal lavoro fatto precedentemente naturalmente è stato importantissimo anche cogliere lo sguardo della figura dell'insegnante, diciamo proprio rispetto a come come dire, trasformare anche il territorio, no? Il territorio scuola, ma anche il territorio circostante in occasione educativa. Quindi questo percorso è stato molto interessante, è importante nella ricerca. Metto in collegamento anche il tema della compensazione, no? Che è emerso anche nella discussione odierna, no? È importante che una comunità abbia degli elementi di compensazione, no? Non solo per le famiglie, diciamo per i ragazzi che hanno possono avere delle situazioni particolarmente difficili, ma perché è una, direi, una legge naturale della comunità e dell'educazione, no? Che ci siano delle compensazioni, le possibilità di compensare bisogni. Forse, perfetto, non so se grazie Laura. Claudia. Allora riproviamo con Laura Pinna per non vedere so, se mi sentite sente ora? Mi sentite? Ora sì. Sì, sì. Ah, ok. Sì, ora sì, vai Laura. Bene, dicevo, intanto grazie Valentina e grazie a tutti per questo momento di grande bellezza, una bellezza di cui abbiamo bisogno, che è la comunità,
una comunità oggi che risulta essere molto in sofferenza sicuramente, ma con la gioia comunque di farcela. Ecco, quello che emerge da questo biennio di lavoro è proprio questo, no? La voglia di esserci in modo autentico. Quindi il mio grazie particolare va a questi 76 studenti che hanno lavorato e in particolare a quelli che li hanno rappresentati oggi, cioè a Gaia, a Riccardo, a Mattias e a Giulia, che hanno davvero restituito il valore di un incontro bellissimo che sono riusciti a mantenere nonostante la situazione emergenziale che stiamo vivendo. Ci tengo a sottolineare dal punto di vista proprio pedagogico, no? Che appartiene un po' a tutti noi come esperienza, che il progetto che i ragazzi hanno saputo, come dire, porre in essere, nel senso che lo hanno davvero realizzato, hanno dato gambe, voce a questo progetto e lo hanno fatto sottolineando un aspetto che oggi è una discrasia, cioè un problema grosso in pedagogia, ossia riconoscere ai ragazzi e bambini la dignità e la presenza e la partecipazione, ma allo stesso tempo vi è un loro mancato coinvolgimento in quelle che sono le politiche di comunità, le politiche legate alla cittadinanza attiva e che in qualche modo il pensiero e i sogni dei ragazzi vengono sottostanno a un consumismo, come dire, adulto, no? Che appartiene più a tutti noi che a loro. Mi pare che gli esiti della costruzione della mappa siano andati proprio in questa direzione, cioè abbiano dato senso e valore ad una pedagogia, cioè a una scienza dell'educazione che appartiene a tutti, perché Claudia sottolineava la grandezza delle metodologie utilizzate in questo progetto, che sono stati proprio di partecipazione attiva. Riccardo parlava di cooperative learning, no? Di come loro si sono organizzati. Quindi dire la propria, esprimere i propri bisogni, esprimere i propri desideri, ma dentro a delle regole, assumendo un ruolo. Quindi questo mi pare estremamente importante, non solo per i ragazzi, ma soprattutto per noi adulti. Perché è vero che è stato richiamato più volte lo sguardo dei ragazzi, che è stato straordinario in questo progetto e davvero bravissimi in questo senso, ma non solo il loro sguardo, si sono fatti guardare, si sono lasciati guardare, cercando di trovare nel territorio la loro casa. Mi è piaciuta molto la Guttuso della MEM che richiamava questo senso di la nostra biblioteca deve essere la casa di tutti. Sono veramente circolate delle parole importanti e io proprio in conclusione di tutto quello che è stato detto, di questa bella esperienza, che è proprio un momento di partenza, come diceva Virginia Meo, no, dell'UNICEF, da qui si parte. E si parte con emozione. Lei mi ha colpito tanto perché ha detto mi ha emozionato vedere le persone contente ed esserci. Ecco, questa emozione è crescita per tutti ed è l'emozione che ho visto nei ragazzi, assolutamente competenti, quindi davvero complimenti per tutto il lavoro e per la capacità che avete avuto di restituire questa bellezza e questa possibilità in un momento in cui per tutti è difficile sperare per il futuro. Concluderei così. Perfetto, grazie anche a te Laura. Io insomma vi ringrazio appunto entrambe, sia Claudia Secci che Laura Pina dell'Università di Cagliari, perché so che appunto insomma proseguiremo chiaramente insomma questa collaborazione, questa condivisione anche rispetto a quella che è una visione appunto condivisa. Quindi io chiaramente insomma vi ringrazio tantissimo e passerei appunto la parola adesso a Virginia Meo, appunto Project Manager UNICEF Italia, responsabile nazionale del progetto Lost in Education, per fare alcune conclusioni rispetto a quello che appunto insomma abbiamo ascoltato. Prego Virginia. Grazie Valentina, grazie a tutte e a tutti, è stato veramente molto interessante e ripeto appunto la parola emozionante ascoltarvi, perché
Io ho trovato un riscontro sul fatto che il primo passo che abbiamo voluto fare col progetto Lost in Education in qualche modo ha funzionato, sta funzionando. Noi siamo voluti partire appunto dallo sguardo dei ragazzi e delle ragazze e ascoltare Riccardo, Gaia, Mattias e Giulia è stato veramente molto importante perché hanno dimostrato con i loro racconti di, per prima cosa, aver imparato e ad aver acquisito tutta una serie di conoscenze, di competenze che sono appunto quelle competenze di cittadinanza attiva o le competenze trasversali che gli serviranno anche in tutti altri contesti che non sono soltanto il processo della scuola ma anche proprio nella loro vita futura. E questa è la forza e l'importanza del fatto che il percorso educativo dei ragazzi e delle ragazze non è soltanto all'interno di percorsi formali, ma deve essere assolutamente riconosciuta la funzione e l'importanza di quelli che possono essere proprio tutti i luoghi che vengono attraversati dai ragazzi e dalle ragazze. L'aver riportato nel loro percorso con le mappe di comunità, mi piace appunto i tre punti che ha riportato Mattias, quello che manca, quello che vorremmo e ciò che non serve, effettivamente è un punto di vista che interroga fortemente noi adulti, nel momento stesso in cui noi andiamo a pianificare non soltanto gli spazi formativi o educativi, ma anche gli spazi di una città, di un luogo che i ragazzi stessi abitano. Perché molto è accaduto, non soltanto nella mappa di Selargius, ma anche in altre mappe del nostro progetto, che sono stati individuati dai ragazzi come luoghi di libertà degli spazi che sicuramente noi adulti non percepiamo come tali, ma che invece per i ragazzi vengono considerati come tali più che altro perché non hanno più altri spazi di libertà. E questa è una verità che in qualche modo deve interrogare fortemente i formatori, gli educatori, gli operatori, gli enti, le istituzioni, ovvero tutto il mondo degli adulti che ha a che fare e ha la responsabilità dei percorsi educativi dei ragazzi e delle ragazze. La proposta del futuro che invece ha presentato Giulia è sicuramente il punto di partenza per il prossimo lavoro che noi faremo come Lost in Education ed è anche la responsabilità di tutti gli attori educanti che anche qui hanno partecipato a questo webinar, che in questo momento sono assolutamente consapevoli e sono anche militanti. Riutilizzo questa parola che ieri è stata utilizzata nell'ambito di un seminario di questa rete nazionale Educazioni che sta lavorando proprio a livello nazionale per costruire dei patti educativi territoriali e anche un significato collettivo di che cosa possono essere i patti educativi territoriali. E, che però in questo momento una militanza che è necessaria ma che in qualche modo chiede anche un qualcosa in più, chiede anche la forza di lavorare sulla programmazione in cui bisogni dei ragazzi, desideri dei ragazzi, perché l'agenda del futuro che è stata presentata, su cui i ragazzi stanno lavorando e su cui continueranno a lavorare col progetto Lost in Education, è un'agenda appunto dei desideri, di tutto ciò che può andare oltre rispetto alla situazione contingente. Da una parte, la forza di risorse territoriali, di un patrimonio educativo territoriale che è stato mappato con il lavoro di quest'ultimo anno del progetto e che vede in prima linea gli attori della comunità che qui hanno partecipato o che in qualche modo sono stati coinvolti nel progetto stesso. L'altra parte, l'altro punto significativo, la scuola, ma anche gli enti e le istituzioni, ecco, a questo punto noi abbiamo tutti questi ingredienti. Che cosa serve perché questi ingredienti possano effettivamente co-costruire, co-programmare dei patti che mettano al centro quell'agenda del futuro che anche i ragazzi e le ragazze hanno già presentato? E questa è la sfida del progetto Lost in Education da questo forum in poi. Nonostante il coronavirus, nonostante la prosecuzione dell'emergenza sanitaria, perché in questo momento è forse più importante, forse anche prima di marzo,
di marzo 2020, cercare per noi adulti di creare quegli spazi di futuro, anche di visione di futuro, per i ragazzi e le ragazze in questo momento appunto di costrizione, di riduzione delle libertà, di riduzione degli spazi di relazione, perché è necessario che i ragazzi e le ragazze abbiano anche la possibilità di continuare a poter programmare il loro futuro e la loro vita al di là dell'emergenza Covid. Io ringrazio veramente, soprattutto anche le due professoresse dell'Università di Cagliari, perché è stato molto, molto bello avere anche un vostro riscontro sulla valenza e sulla metodologia che noi stiamo utilizzando nel progetto Lost in Education. Questo primo pezzo di lavoro era quello appunto che voleva far emergere il patrimonio educativo di una comunità. Adesso il prossimo pezzo di lavoro, che è quello dei setting educativi territoriali, invece riporta lo sguardo dei ragazzi alla comunità stessa e la interroga anche per renderla consapevole. I singoli attori che sono stati mappati, non tutti hanno la consapevolezza degli attori che abbiamo appunto ascoltato questa mattina, per cui era necessario provare a continuare la relazione con i ragazzi, con le famiglie, nonostante l'emergenza. Non tutti hanno questa consapevolezza e questa di essere educanti per i ragazzi e per le ragazze. Con la mappa, la funzione politica anche della mappa di comunità è anche quella proprio di ritornare da questi attori e dirgli: questo è il percorso educativo dei ragazzi e delle ragazze, vi riguarda, cioè vi appartiene, e quindi lavorare anche in un percorso di coscientizzazione della stessa comunità, in modo tale che un patto territoriale educativo possa poi diventare patrimonio comune, in cui appunto l'intervento anche di forze esterne non sia più necessario, perché è stato acquisito in una consapevolezza personale che il futuro dei ragazzi e delle ragazze è un bene comune e di cui tutti siamo responsabili. Io mi taccio su questo, finisco qui, passo la parola a Valentina, ringraziandola ovviamente del gran lavoro che ha fatto finora, perché la figura del community manager non è una figura comune nel nostro panorama italiano, è una figura che noi come progetto Lost abbiamo voluto introdurre e a cui appunto abbiamo affidato la funzione dei manutentori, passatemi questo termine, potrebbe essere brutto, ma dà l'idea delle relazioni e anche costruttori di relazioni su un territorio. Sembra una cosa scontata che nei territori ci siano le relazioni, non è così scontata, perché per poter costruire dei patti educativi di comunità che abbiano anche una finalità educante, a nostro parere, come progetto Lost in Education, c'è bisogno anche di una intenzionalità. Bisogna essere consapevoli e vogliamo del percorso che si sta facendo e degli obiettivi verso cui si sta andando, anche perché la nostra responsabilità è proprio quella di rispondere a tutte le domande che ci sono arrivate da ragazze e le ragazze, che fanno sorridere, che ti emozionano, ma sono però delle domande che entrano profondamente nel nostro percorso di vita e anche nella nostra storia. E se non ne prendiamo atto, stiamo ancora privandoli di un loro futuro. Quindi Valentina, grazie, a te la parola. Grazie. Grazie mille Virginia anche per questa appunto chiusura e per queste altre, diciamo, linee direttrici rispetto a dove appunto il progetto Lost in Education vuole andare. Chiaramente, come appunto è stato detto in diversi interventi, tra cui quello dell'università, ma poi è confermato anche da Virginia, noi stiamo partendo, questi sono tutti i punti di partenza, chiaramente con una visione di lungo periodo, perché sappiamo benissimo che soprattutto quando si lavora con le persone, si lavora sulle relazioni, sulla costruzione delle relazioni, non si può definire il tempo. Diciamo che appunto il progetto Lost in Education è una sfida, effettivamente, insomma una grande sfida. Io ringrazio chiaramente l'UNICEF per avermi coinvolta e ringrazio anche tutti i miei colleghi, insomma, che lavorano negli altri territori, perché devo dire che comunque è un gruppo di lavoro che crede molto nel progetto, e quindi penso che appunto questo sia
sia molto importante rispetto al lavoro che appunto insomma vogliamo fare, perché lavoriamo con le persone, quindi di conseguenza non possiamo essere non possiamo lavorare facendo cadere la penna, ecco. Molto spesso è normalissimo, chi lavora in questi contesti, soprattutto nella progettazione sociale, sa benissimo che ci deve mettere insomma qualcosa di più, perché lavorare con le persone richiede questo. E quindi insomma sono molto contenta di aver avuto la possibilità di lavorare in questo progetto. Adesso in fase di chiusura io chiaramente insomma ci tengo a dire che è vero che appunto Riccardo, Gaia, Giulia e Mattias sono stati portavoce dei compagni e delle compagne di scuola, però è anche vero che appunto abbiamo parlato di 76 studenti, quindi io adesso molto velocemente li vorrei leggere appunto tutti, perché è giusto appunto che vengano nominati anche loro. Quindi per la terza C, Abis Alessia, Balloi Gaia, Brigas Manuel, Cao Martina, Damiano Sofia, Dell'Oste Riccardo, Fadda Anna Marissa, Finizio Federico, Finizio Riccardo, Medda Mattia, Melis Siria, Nezzo Natascia, Piga Andrea, Pingioni Eleonora, Pisano Arianna, Rocca Diego, Spanu Giorgia, Spina Riccardo, Julien Hayat, Vavenotti Rebecca, Vespa Cesare, Marta Basciu. Per la terza D invece, Amielovic Romena, Cardia Giulia, Careddu Mattias, Casula Laura, Kerchi Aurora, Ciampelli Leonardo, Cogliana Marta, Cucu Nicola, Deiana Carlotta, Deiana Giada Laura, Garau Francesco, Lampis Matteo, Marenzi Cristian, Medda Arianna, Massa Marta, Natteri Alessio, Orru Edoardo, Pani Matteo, Perra Daniel, Perra Federico, Perra Nicolas, Pittau Riccardo, Sabati Alice, Serafini Giulia, Spada Rebecca, Tinti Elisa, per la terza E, Ariu Dominica, Barone Martina, Brai Nicola, Caciutto Mario, Caciutto Chiara, Carta Beatrice, Carta Samuel, Capicciola Mario, Castello Lorenzo, Cossu Giulia, Farci Luca, Fornari Cristian, Mantega Dennis, Nossardi Francesco, Piano Andrea, Pintus Gianmarco, Sanna Sabrina, Scanu Manuel, Schirru Giacomo, Serra Andrea, Tidia Riccardo, Todde Carlotta, Usai Lorenzo, Vincis Asia. Quindi io li ringrazio tutti, perché chiaramente non avremmo mai potuto realizzare il progetto se loro non avessero dimostrato voglia di appunto ascoltarci e in primis per capire insomma da noi cosa, in che cosa consiste il progetto, soprattutto per averci dato la possibilità di ascoltarli e di insomma capire appunto secondo loro in che direzione deve andare la comunità educante. Chiaramente ringrazio anche Gemma Marras e Giuseppina Lubina, che sono le referenti appunto delle classi per quanto riguarda il progetto, nonché anche tutti gli altri docenti che comunque hanno partecipato, se non magari a tutti gli incontri, comunque agli altri. Vorrei ringraziare anche poi Fabio Carrus e Andrea Selis, che sono appunto i coach previsti dal progetto Lost in Education e che sono stati attivati all'interno appunto delle scuole, che sono un ulteriore aiuto alla scuola rispetto appunto alle attività che noi facciamo con il progetto Lost in Education, e che quindi ci aiutano a portare avanti l'interazione con gli studenti. Quindi insomma grazie a tutti, perché appunto ripeto, se riusciamo comunque a portare avanti l'attività del progetto, perché c'è veramente molta condivisione da parte delle persone che ruotano intorno alle diverse attività. Quindi io ringrazio chi ha seguito anche l'evento appunto in diretta. Il bello della diretta insomma l'abbiamo vissuto a pieno dall'inizio, con diverse problematiche che insomma si possono presentare, però ringraziamo l'utilizzo appunto di questi mezzi tecnologici che, nonostante l'emergenza, insomma ci permettono comunque di continuare a lavorare e di insomma ci permettono anche di continuare a confrontarci. Quindi grazie a tutti, e insomma spero che chi ha ascoltato abbia appunto avuto degli spunti anche interessanti di riflessione. Grazie a tutti.